Allora, ci siamo? Le camere ci siamo? Buongiorno. Presidente, vuoi iniziare? Qui si batte il Verona o si muore? Non credo. Qui si fa la guerra o si muore? No, ma si muore perché? In guerra si muore. Qui si batte il Verona o si muore? Non lo so. Il campionato ancora prevede 6 partite, quindi è della classifica molto corta, chiaramente, quindi non lo so, bisognerà vedere cosa faranno le altre, cosa faremo noi, e c'è da sempre da guardare un po' tante cose, e quindi ci concentreremo poi domani, quando sarà finita la gara, andremo a vedere quello che sarà successo qui e negli altri campi, cosa che comunque dovremo fare, qualsiasi cosa, qualsiasi risultato scaturirà dalla nostra partita. Non lo so, perché comunque il campionato ancora non, nonostante battute d'arresto nostre, di altre squadre, la classifica è sempre molto corta, quindi vedi che c'è ancora tempo e spazio per poter fare qualsiasi tipo di discorso, al di là dei risultati domenicali, sembra sempre che o ti aspettano oppure anche le altre hanno delle difficoltà e quindi perdono qualche colpo. Dobbiamo vedere tutto, il nostro e gli altri, ripeto, qualsiasi risultato verrà fuori. Prevedibile una sfida così, col Verona così avanti rispetto al Bari all'inizio? Beh, direi di sì. Ma non lo so, ma che doveva fare Bari? Doveva arrivare prima? A me non mi sembra che il Presidente mi abbia detto questo quando sono arrivato, oppure leggendo giornali quando non ero ancora qui, non mi sembra che si parlasse di primo, secondo o terzo posto. A me sembrava che si parlasse, perlomeno a me, questo mi ha sempre detto Gian Caspo, un campionato decoroso con la possibilità di potersi giocare i playoff se ci riusciamo. Credo che siamo in corsa. Io ho visto una sola partita del Bari, Verona Bari all'andata, sì. E gli era piaciuto molto quel Bari. Beh, ma noi abbiamo fatto bene col Verona, abbiamo fatto bene anche in altre circostanze, così come abbiamo fatto male in altre circostanze, come un po' tutte le squadre di questo campionato che ci hanno avuto un percorso buono, battute d'arresto, poi si sono riprese. Anzi, devo dire che noi, al di là delle sconfitte fuori casa che sono state una attaccata all'altra, però poi momenti di crisi, cioè per dire, perlomeno parlo della mia gestione, ma mi sembra anche in quella di Stellone, due partite di fila al massimo sono state perse, poi non è che ci sono state per esempio 3 o 4 o 5 sconfitte, che è proprio quei momenti di crisi profonda. No, è vero che fuori casa abbiamo perso qualche partita, ma poi in casa abbiamo rimesso a posto le cose rifacendo punti e quindi mantenendo sempre un buon percorso, una buona classifica. Il problema è che fuori casa non riusciamo più a fare risultato, però fuori casa ne parlerei quando andremo a affrontare la prossima trasferta. Ora mi concentrerei più sul Verona, che è una squadra che è molto forte, è una squadra che è costruita per vincere il campionato, che ha giocatori di immenso valore, e quindi sarà una partita molto difficile, anche perché noi purtroppo i piani ci sono un po' scombinati, in quanto volevamo arrivare ad aprile e questa rosa importante che avevamo fatto, importante, che non è che ti dava nessun tipo di garanzia, però è una rosa importante sia numericamente che nei valori di giocatori, speravamo e pensavamo che potesse essere quasi tutta sullo stesso livello, invece per un motivo o per l'altro, cioè il paradosso è che abbiamo dato aprile come mese decisivo, il primo aprile si è fatto male il giocatore più importante che ci avevamo, per dire. Quindi è stata una stagione un po' tribolata, dai, perché tra infortuni, ogni tanto perdiamo qualche pezzo, l'ultima partita abbiamo perso Floro Flores, quindi siamo sempre un pochettino in emergenza, però abbiamo le risorse e la voglia e lo spirito per fare bene anche domani. Infatti il Presidente ha detto che questo Bari ha due squadre che potrebbero giocare. Sì, ce l'ha numericamente, però poi non ce l'ha mai avute come percorso, come scelta, perché per un motivo o per l'altro qualcuno non c'era, una volta nei nazionali, una volta un infortunio, una volta una squalifica, una volta una cosa, una volta l'altra, se vai a stringere. Il problema è che quelli che sono arrivati ci abbiamo avuto poco, che erano quelli che dovevano far rifiatare un pochino gli altri che da novembre a gennaio avevano pigiato molto sull'acceleratore, e quindi ci poteva stare da parte loro una sorta di caletto. Questo calo chiaramente c'è stato in qualcuno, non abbiamo avuto la possibilità di mettere sempre gente fresca perché purtroppo non ce l'abbiamo avuta. Questo è. Detto ciò, io parlo solo del Verona, ragazzi, perché arriva Moras e parliamo della partita. Una partita difficile, molto complicata, la dovremo studiare bene. Il Verona si sta giocando le chance per andare ad attaccare le prime due posizioni, quindi sarà una partita complicata. Vai. Claudia? Sì, mister, volevo sapere proprio questo. Lei dice parliamo soltanto di Bari Verona. Perché parliamo soltanto? Perché voglio parlare solo di Bari Verona. Perché giochiamo col Verona e io parlo del Verona. Di che devo parlare? Perché parliamo del Verona. Per esempio,
Ma di quello che ha detto il Presidente, è un pensiero del Presidente che io rispetto, perché il Presidente c'è grande rispetto, però io vorrei parlare, siccome è una conferenza stampa pre-partita e tocca i temi della partita del Verona, io preferirei parlare solo di Verona, Bari, che è faccato, perché ho fatto la doccia in fretta e furia, perché pure oggi abbiamo finito un po' più tardi. E mi piacerebbe parlare solo del Verona. Però la settimana scorsa non ho voluto parlare del pre-partita. No, non ho voluto parlare, non è che non ho voluto parlare, sei stata mal informata. Parlava Moras perché la società, col sottoscritto che ha approvato, ha deciso di far parlare Moras perché c'era stato un incontro con i nostri tifosi, era giusto che la squadra si riavvicinasse ai tifosi e parlasse al capitano. Non è che non ho voluto parlare, io non ho mai problemi a parlare, perché parlo, cioè, sono anche oggi. Dai. Io volevo chiederle, in riferimento alla partita con il Verona, sì. Sì, anche sì. Il Presidente ha parlato di una crisi. Non parlo del Presidente, ma no, non rispondo a questa domanda. Io parlo solo esclusivamente della partita col Verona. Se mi vuoi fare qualche domanda riguardo alla partita di domani, tattica piuttosto che, va benissimo, io sto qui, sono a tua disposizione. Di altre cose non parlo nel pre-partita. Ma io credo che il Bari e la sua identità in casa ce l'ha sempre avuta, fuori casa abbiamo fatto delle partite. Ma ogni partita va decontestualizzata, ogni partita fuori casa ci ha avuto una storia diversa, però mo sta a parlare delle partite fuori casa è riduttivo, cosa ce ne frega, noi domani giochiamo in casa. In casa il Bari ci ha avuto sempre la sua identità e ce l'ha avuta anche ben forte, poi qualche partita l'abbiamo fatta bene, qualche partita meno bene, la migliore che abbiamo fatto per esempio non l'abbiamo vinta, qualcuna meno bella l'abbiamo fatta e l'abbiamo vinta, perché in casa comunque abbiamo sempre dimostrato di essere una squadra tosta, tant'è vero che la classifica delle partite casalinghe ce lo conferma. E quindi noi dobbiamo fare in casa quello che abbiamo sempre fatto, senza stare a pensare a troppi. È chiaro, siamo un po' in difficoltà, abbiamo dei giocatori importanti fuori, questo è sotto gli occhi di tutti, però ci attrezzeremo per fare bene anche senza quei giocatori, come in passato abbiamo fatto con delle partite molto difficili, con la rosa proprio all'osso, mi riferisco per esempio a quella partita con l'Avellino, quella con la Spalla ad esempio, anche se è chiaro che l'avversario è diverso dagli altri, quindi è un avversario che ci impegnerà molto di più. Sì, nella gara d'andata facevamo una buona partita, onestamente sì, facevamo una buona partita, non bastò per raggiungere il risultato positivo, però è una partita un po' lontana quella lì, per cui siamo un po' lontano nel tempo riguardo a quale Bari affronteremo però, proposito. Io mi auguro con un Bari battagliero, con un Bari che ha voglia di fare bene, di misurarsi a viso aperto con questa squadra, che ripeto, è una squadra che sicuramente ci impegnerà molto, però noi ci faremo trovare pronti. Quali giocatori? Ma 11 li mettiamo dentro, stai tranquillo. 11 li troviamo. Domenico? Mister, due battute al volo. Sì. Innanzitutto col Verona per fare risultato, anche sì, guardando un po' la classifica. No? Quella la guardiamo dopo però. No, perché comunque in caso di vittorie e distacchi dai playoff, anche a causa dei regolamenti, sarebbero... Lo so, quello non dipende però, non credo che possa dipendere da noi, quello dipende dal percorso delle prime tre della classe, che chiaramente se pigiano forte sull'acceleratore prendono punti alle altre, perché non è che siamo solo noi, ci sono anche altre squadre a 50, 51, 52, 50, la quarta sta a 54, quindi questa è una preoccupazione che deve... Però piomberebbe a meno 15, sarebbe tagliato. Sì, ho capito, però noi dobbiamo pensare che poi ci sono altre partite. La classifica si può accorciare e si può allungare, gli ho detto l'altra volta, sempre sul discorso del bicchiere mezzo pieno. Vediamolo domani questo qui. Domani puoi pure piombare a meno 15 come dici tu, però poi magari fra due settimane puoi tornare, che ne so, a meno 6. Che ne puoi sapere? Sai, quante strane possibilità comunque di vedere Martigno dall'altro? Non lo so, questo qui vedo domani quando lo speaker darà la formazione, poi vedremo se Martigno è dentro o no. Enzo? Sì, ciao. Sicuri disponibili quei giorni? Allora, i sicuri indisponibili sono Romizzi, Brienza, Raicevic, gli altri, Floro Flores, questi qua, dai, Ivan. E Ivan, il lungo dei genti. Poi tu hai parlato di Bari Verona, sì. Non me la fare neanche la domanda perché tanto non ti rispondo. No, se è sulla da Bari Verona. No, io voglio sapere la domanda che ti avrei fatto è, questa squadra ci somiglia o no? A me? Ti spiego. No, lo so, ho visto all'inizio una squadra che sì, anche in mille difficoltà, Bari Avellino ad esempio, partite nelle quali... Sì, ma stai parlando di partite casalinghe. Sempre il discorso. Stiamo parlando sempre della stessa frittata. Stiamo parlando di partite casalinghe. Il Bari in casa non ha sbagliato una partita. Qualche volta non saremmo stati, voglio dire, super belli, ci mancherebbe, ma nessuna squadra è super bella, credo, in questo campionato, che è un campionato che è molto equilibrato, molto agonista, c'è molto agonismo. È difficile, però il Bari in casa ha pigiato molto forte sull'acceleratore. Se è una di quelle, oggi mi sembra che siamo terzi, forse secondi. Secondi o terzi, vero? Ma sembra due o tre punti, due punti dal primo posto.
vuol dire che abbiamo pigiato sull'acceleratore. Noi dobbiamo rammaricarci solo di qualche prestazione, un paio fuori casa brutte, secondo me nelle altre, pur non avendo fatto grandissime cose, non ho visto che le altre comunque ci hanno messo in grandissima difficoltà, perché se, ripeto, se vado a guardare le ultime tre partite che abbiamo perso con tre tiri in porta. Non abbiamo fatto molto sicuramente per cambiare l'inerzia di quella partita, però pure le altre, che comunque mi riferisco per esempio allo Spezia che sta facendo un campionato come il nostro, ma lo stesso Carpi che sta facendo un campionato come il nostro, non mi sembra che abbiano fatto molto molto di più. Hanno fatto come noi, sono stati bravi a sfruttare l'episodio per andare in vantaggio, e noi purtroppo quello che ci è mancato in queste partite è la poca, come si dice, incisività negli ultimi metri. Per questo motivo ci sono secondo me dei problemi, non so, sono un po' sotto gli occhi di tutti, ci vuole poco insomma, però va bene, ce ne dobbiamo fare una ragione. Siccome in casa però onestamente questa squadra, ripeto, il Bari non lo puoi giudicare, dice, c'è avuto un momento di grossa crisi, perché poi i momenti di grossa crisi significano 3, 4, 5 partite le perdi, faccio un esempio stupido, banale, il Benevento ha fatto 5 partite, un punto, no? Dopo di noi. Quello è un blocco, è un mese che dove tu probabilmente il Benevento ci ha avuto bisogno un po' di... Alternato in casa fuori, non è automatico. Cioè alternato in casa fuori è diverso, perché tu oggi hai perso due partite di fila, tu, entrambe fuori casa tra le altre cose. Quindi è una cosa un po', è una cosa particolare, è una cosa che probabilmente se andate a riguardare il percorso... Mi fate tornare a parlare di partite fuori casa, io non voglio parlare. Se andate a guardare il percorso di questa squadra fuori casa, ad esempio, io mi riferisco a partite giocate prima di me e dopo di me, molto identiche, tolte quelle due o tre che abbiamo fatto bene, onestamente. Però io mi ricordo per esempio la partita con l'Ascoli, è stata una partita che noi abbiamo pareggiato, però forse tecnicamente, tatticamente abbiamo fatto peggio delle ultime trasferte, abbiamo rischiato di più di perdere in quella partita, però non è perso perché in quel momento magari se Tonucci fa quel passaggio indietro, quella svirgolata, anziché andare sotto la traversa, magari andava due metri fuori. A Pisa uguale, vi ricordate a Pisa che è stata l'azione, hanno preso la traversa e abbiamo rischiato di perdere, non abbiamo fatto molto poi davanti, però siamo venuti a casa con un punto. Avevo visto quella con il Latina io del Bari, e non c'ero io, era stata sulla falsa riga di queste che ti ho appena elencato, che sono da un certo punto di vista simili a queste che abbiamo giocato, con l'unica differenza che abbiamo subito poco stavolta rispetto a quello che avevamo subito invece in queste gare. Però non hai portato a casa nulla, se magari col Provercelli pareggiavi e magari facevi un punto che ci stava secondo me alla Spezia. Oggi magari ci avevamo 52, non cambiava nulla a livello di classifica, stavi comunque in lotta per i playoff e probabilmente non ci sarebbe tutto sto marasma che si è creato. Però ti ripeto, è difficile fare analisi, perché se mi fai un discorso del genere io devo parlare di un momento della squadra. La squadra per esempio dopo la sconfitta ha giocato con la Latina, non in maniera brillante, ci mancherebbe, ma ha vinto. Io le altre partite le vedo, non è che le altre quando si scontrano maramaldeggiano, perché il Frosinone per esempio l'ultima partita ha perso in casa col Novara, e noi qui a Novara ne abbiamo fatta uscire non da metà campo, da 30 metri. Allora dov'è? Cioè io sono sempre lo stesso, da quando sono arrivato a oggi non è che... sempre quello facciamo, non è che... ci sono momenti che sono così purtroppo. Davide? Mister, sul piano morale come ci arriva la squadra? Sicuramente non è il momento, ecco, dal punto di vista del morale non è sicuramente il momento migliore, perché poi è normale magari che nei momenti di difficoltà sarebbe forse meglio avere un po' più di... Io dico sempre quello, il bambino che sta in difficoltà se gli dai uno schiaffo non lo aiuti, magari se gli dai una botta sulla spalla forse si riesce a ritirarlo su a livello... bambino nel senso di metafora, forse è meglio, però non è obbligatorio che ci sia questo. Noi abbiamo l'obbligo e il dovere di fare il massimo di quelle che sono le nostre possibilità. Questo è, noi dobbiamo pensare sempre a questo. Giochiamo in casa, grande partita, grande prestazione, al di là dell'avversario, con quelli che sono i nostri mezzi, ci mancherebbe, però sempre dobbiamo andare a casa e dire ho fatto tutto quello che c'era da fare per fare bene. Poi il calcio lo sapete meglio di me, ci sono gli avversari, cioè la fortuna recita un ruolo determinante, e ci sono poi gli episodi che a volte ti premiano, a volte no. In negativo e in positivo. Mister, volevo chiederle, ultima, che ci abbiamo... Purtroppo il fattore dell'assenza di Brienza, sì, anche l'altezza di Bascio, ma magari un po' di lei, cosa ne pensa? Beh, questo è il problema di Bascio, la risposta è legata a quello che tu hai detto prima. Noi, quei giocatori che da novembre, noi giocatori li abbiamo strizzati, parliamoci chiaro. Noi da novembre, per attaccarci, perché la memoria a volte è corta, ma no, mica qui, da tutte le parti. A novembre qui eravamo
più di là che di qua, eh. Quindi noi abbiamo dovuto prima pensare a sistemare la classifica da un certo punto di vista, perché poi trovarti in una posizione scomoda qui diventa un problema, dopo venirne fuori. E dopo, sai, a parlare, a vincere è facile dirlo, buttarlo lì nell'aria, però poi devi stare attento pure a guardarti dietro. Quindi abbiamo messo a posto la classifica da un certo punto di vista. I giocatori li abbiamo molto 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 strizzati, se vi ricordate, ve l'ho già detto l'altra volta, ma in alcuni momenti non sapevamo come fare la... Vi ricordate che c'è stata una partita, ce ne mancavano 10. No, ma infatti mi serve, per cui se i giocatori sono stati stirati, Bascia è uno di questi. Però Bascia poi ci ha avuto, non abbiamo avuto grosse possibilità di farlo riposare, perché ad esempio Greco non ce l'abbiamo mai avuto, ok? Che avevamo preso per fare un certo tipo di discorso, c'è stato poco, per cui Bascia si è dovuto un po' adattare. Poi ci abbiamo avuto qualche infortunio e ci abbiamo avuto un po' di problemucci, ci abbiamo avuti, dai. No, infatti mi sono detto di questo, volevo chiedere se sta pensando proprio a delle soluzioni. Sto pensando tantissime tantissime cose, perché noi dalla mattina, lo staff e la squadra, lo staff in particolar modo, perché viene prima, dalla mattina alle 9 alla sera alle 7, pensa solo esclusivamente a quelle che possono essere le sorti migliori per il Bari, che qui non siamo mica autolesionisti, perché le sorti del Bari, quello che succede al Bari in senso positivo è positivo per noi, perché siamo molto legati a questo progetto, siamo venuti con grande entusiasmo, senza stare a guardare altre cose, senza pensare ad aspetti economici di nessun tipo, siamo venuti qui dediti alla causa per cercare di fare qualcosa di importante. Però qualcosa di importante, almeno ripeto, qui gli obiettivi non è che a me mi hanno detto vincere o non vincere. È chiaro che noi abbiamo creato molto entusiasmo dopo la partita col Benevento, ci eravamo riattaccati a un certo tipo di classifica, però poi bisogna essere obiettivi e giudicare quelle che sono state le nostre problematiche, il nostro percorso. La squadra ha dovuto spingere molto sull'acceleratore, è una squadra che è partita in ritardo, ce ne sono delle cose da mettere qui sul piatto della bilancia. Abbiamo fatto un mercato copioso per questi motivi qua, perché ad aprile volevamo avere questa squadra, sta rosa, quelli che erano arrivati senza giocare in questi due mesi, portarli a un livello accettabile di preparazione, di modo che quando Bascia poi arrivava a tirare il fiato, o Tonucci ci aveva da tirare il fiato, o che ne so, Sabelli per esempio, butto là dei nomi, lo stesso da Prelà, perché avevamo preso Morleo, e poi Morleo ce l'hai avuto a mezzo servizio, ti faccio un esempio. Greco non ce l'ha mai avuto, Ivan è stato sempre fuori, ci sono scaturiti. Poi nel momento è più importante, perdi il primo aprile, guarda caso, io mi dovevo sta zitto, ho parlato d'aprile, il primo aprile perdi Brienza. Brienza, sta squadra qua, nessuno si deve offendere, ma sta squadra qua, Brienza, sposta molto. Ma non è stato un po' un limite questo, mister? Non è stato un po' un limite, no? I giocatori di qualità sono quelli. Se tu scusa un attimo, se tu al Frosinone gli levi Dionisi e gli levi, che ne so, Ciofani piuttosto che Soddimo, poi voglio vedere, oppure leva al Benevento, leva Ceravolo e Ciciretti, o Ceravolo e Cissé, oppure alla SPAL togli Antenucci, poi voglio vedere se le cose sono le stesse. È normale che i giocatori che hanno qualità fanno crescere il tasso qualitativo della squadra, appunto, e fanno crescere sicuramente la possibilità di vincere le partite. L'esempio bravissimo, oppure quando Pazzini al Verona ci ha avuto un momentino di difficoltà, è chiaro che il Verona ha risentito, ma è normale, ragazzi, ma le squadre con quei giocatori servono a questo, non è un limite, è il calcio. Oppure vogliamo andare ad esempi più importanti in Serie A, mica ve li devo dire, rimaniamo al nostro campionato, mister, è la realtà. Scusa mister, l'ultima mister. Domanda, che ci vuole una convinzione e determinazione a questo in maniera regalata durante la settimana? Ma sono due giocatori che per motivi diversi, per esempio, si stanno dando da fare. Maniero quest'anno c'ha avuto un percorso molto molto travagliato, perché c'ha avuto un sacco di problemini, per cui non ha avuto mai un Maniero per esempio ha giocato la partita all'ultimo momento, ha giocato la partita col Carpi, ma fino al giovedì c'ha avuto la febbre, è arrivato il giovedì, si è presentato il giovedì al campo sfebbrato, c'ha avuto la febbre alta per 2 o 3 giorni. E poi guarda caso si va a fare male proprio al giocatore dove il sostituto era quello che in quel momento stava più in difficoltà, capito? Che incastri che si fanno, a volte dice la sorte, proprio quel giocatore lì. In Maniero ha giocato in una condizione un po' approssimativa perché ci aveva avuto la febbre. Galano sta, vi dico io senza che entriamo nel particolare, sta stringendo molto, sono stato io, Galano sta, vedi, succedono tutti. Galano sta stringendo molto i denti, molto, fidati, sta stringendo molto i denti. Grazie, okay. Grazie. Rimanete grazie. Per favore un secondo solo. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, buona giornata. Fabio sta proprio arrivando, c'è qualche sta minuto. Qua, sta qua. Perché devono partire, ci teneva a...
buongiorno, buongiorno. No, ha spiegato un pochino cosa stiamo parlando, così sa anche la gente che ascolta, almeno. Allora, Lele voleva fare una puntualizzazione, ma in maniera molto tranquilla, perché nell'ultima conferenza prepartita, la scorsa prepartita, lui ha detto una serie di concetti che molti di voi hanno riportato, così come, e c'è un video su Facebook che testimonia, però qualcuno ha generalizzato. Lui non ha parlato di città negativa, ha detto che c'è tanta gente che cerca di mettere cattiveria nello spogliatoio, e poi ha detto che c'è tanta negatività e non riesce a capire il perché, e che questa negatività sarebbe stato opportuno trasformarla da parte di tutti in qualcosa di positivo. Come lui, e questo lo aggiungo io, all'inizio della conferenza stampa ha detto: se non potevo venire non venivo, non per mancanza di rispetto né nei confronti della stampa né nei confronti dei tifosi, però lui ha detto perché adesso contano solo i fatti e abbiamo parlato tanto, quindi era un'autocritica, era lui, questo è il preambolo adesso. Era proprio quello che abbiamo detto, che quando abbiamo parlato di negatività abbiamo detto, con uno mi ha risposto da dove vieni, abbiamo detto del discorso dei risultati, allora non abbiamo detto che i tifosi sono negativi, come città è negativa, perché quando scriviamo è giusto scrivere le cose come devono essere, perché dopo creiamo un po' di casini attorno, perché il tifoso può essere che non riesce quel momento là a sentire tutto il video, o prende una parola e dice Bari negativa e non va neanche a leggere cosa esattamente ho detto, e dopo creiamo quello che ho detto, mettiamo un'area nello spogliatoio che non serve, e dopo diventa anche un problema personale, che non voglio parlare di questo. Lasciamo fuori, perché almeno ce l'ho 36 anni e so a difendermi su certe situazioni. Allora, con Provercelli è successo la stessa cosa, che non abbiamo detto niente. Morlo si è parlato che non vuole chiedere scusa, perché se lo fa adesso sarà un debole e sarà uno sconfitto. Ok, ha detto quello. Credo, dove c'è la mancanza di rispetto sui tifosi o su chiunque? Da nessuna parte, credo. Ho detto bene? No. Ho detto, non voglio, perché se lo faccio, lo faccio alla fine della stagione, se non riesco a raggiungere gli obiettivi. Ok, anche là, si è scritto da qualcuno che Moras non vuole chiedere scusa. Se uno dice così, Moras non vuole chiedere scusa, è normale che l'altro si incazza. Allora, dobbiamo stare un po' più attenti, e quello, allora non mi può dire nessuno che non c'è un momento negativo, perché se uno mi dice no, siamo positivi, cerchiamo di nasconderci proprio dietro un dito. E non è facile a farlo, mi sembra impossibile. Allora cerchiamo un po' di stare tutti uniti in questo momento e non cercare di mettere zizania dappertutto. E parlo non solo dei giornalisti, parliamo anche delle persone che arrivano da fuori, perché sono anche quelli che cercano, come quella persona che ha fatto il video, che ha detto di tutto dentro lo spogliatoio, che sa di tutto, che stiamo litigando, abbiamo parlato anche l'altra volta. Allora dobbiamo stare concentrati su quello che stiamo facendo. Sappiamo che noi fino adesso non abbiamo dato le soddisfazioni, e l'ho detto, abbiamo fatto 15 minuti di intervista, ero il primo che l'ha detto, che i risultati non sono quelli che merita questa città. Allora, a fare 15 minuti di un'intervista e dopo uscire solo, prendere una parola e cercare di interpretare come ognuno vuole, credo che non sia giusto, perché io nella mia vita e nella mia carriera è stato sempre chiaro, è stato sempre diretto quando c'è. Non mi piace la politica, non mi piace la diplomazia, quando serve da fare. Se qualcuno piace tanto la diplomazia, lo posso fare anch'io. Cioè, posso dire le cose banali, mettiamo tutto, va bene, facciamo così, dai, proviamo, finisce l'anno, andiamo a casa. Ci sta, è facile a farlo, molto facile. Però come sempre sono stato nei momenti difficili a dire le cose come stanno, sì, sappiamo, siamo i primi. Che noi dobbiamo stare muti tutti a pedalare e facciamo schifo, cioè in questo momento quello che merita la città non lo prende, siamo primi che lo diciamo, sono io primo che lo dico, ok, non mi nascondo, prendo le mie responsabilità. Se uno mi vuole criticare sul discorso Moras è scarso, chiunque, giornalista, tifoso, tutto così, me la può dire, è sua opinione, lo può fare, non mi deve. Però quando tocchiamo certe cose, perché lì dopo inizia a toccare la personalità e la professionalità delle persone,
E lì mi sembra che tutti i miei anni di carriera sono stato sempre bravo e non ho voglia di rovinarlo. Sono stato chiaro. Allora, la parola negatività l'abbiamo interpretato un po' diversamente di quello che potevamo. Non ho attaccato mai il Bari, non ho attaccato mai la città del Bari, nessuno tifoso. Meritano veramente più di quello, perché se non lo merita sono io che sono un deficiente, che voglio rovinare proprio tutto quello che ho fatto io e tutto quello che voglio fare qua, perché non ho firmato né per un anno, ho firmato per due, ho sposato un progetto, ho deciso di venire qua sapendo che è una piazza difficile, è una piazza che sta soffrendo da anni. Allora, se c'è anche un po' di negatività e quando arriva un risultato, diciamo, negativo, ci sta, perché ha passato tutto, calcio scommesse, fallimento verso fallimento, tutto, e ci sta, è una normalità, non è un attacco, è la normalità. E io ho detto di prendere la negatività e cercare di fare la positività, cioè, dove il male? Da nessuna parte, però cerchiamo di interpretare le cose come devono essere, leggere tutte le cose e scrivere tutte le cose esattamente come lo diciamo. Per la partita, se devo parlare, no, va bene così. Deve essere una guerra domani e vediamo se abbiamo le pale. Ecco. Grazie a tutti, grazie. Buona giornata.